Ciao a tutti, eccoci qua. Oggi vi voglio presentare questo bellissimo ponche che l'ho chiamato Amore Caldo. È un ponche fatto color sfumato, come vedete, in due tipi color sfumati, con delle frange. Adesso vi faccio vedere piano piano il lavoro, come scende bene questo ponche. Vedete? Si può fare in qualsiasi intanto taglie, taglie per bambine, taglie grandi. E in qualsiasi modo, perché piano piano si può allargare, come vedete, il lavoro. Bene, me l'ho fatto vedere tutto e adesso diremo di passare al lavoro. Buon lavoro, ciao ciao. Ok, per fare questo bellissimo ponge io ho utilizzato questa bellissima lana Girella Lana della By BB, vedete, e ne ho utilizzate due di questo colore e anche di questo colore sfumato. Come vedete, questo qua è 40% di lana, 60% acrilica, è veramente bella questa lana, morbida, e l'ho utilizzata anche nel passato facendo altri tipi di maglie. E praticamente questo si presenta a 150 grammi. Metri 300, vedete, si può utilizzare sia l'uncinetto del 4 del 5, ma io ho utilizzato l'uncinetto del 5. Vedete, totale di questo qui ne ho utilizzato 400 grammi, ok? Per il ponche, per la misura taglia normale, diciamo, è la taglia che uso sempre io, 42-44, però dobbiamo dire che qua non c'è un ponche, un taglia unica, diciamo, diciamolo così. Questo dipende da voi che filato volete usare. Bene, per cui ne ho utilizzate due di questi qua, in totale, no, scusate, due e mezzo, perché 410 grammi ne ho utilizzato, voglio correggere, non sbagliarmi, ok? E con l'uncinetto le 5. Bene, detto questo, adesso passiamo al lavoro. Ok, per questo lavoro non abbiamo delle taglie o delle catenelle da dire. Diciamo che noi partiamo subito dal collo. Per esempio, io dal collo ho messo su 76 catenelle. Ok, non c'è un multiplo, non c'è nulla. E naturalmente fate sempre il numero pari, 78, 80, dipende da voi. E per cui si parte subito dal collo il lavoro e mano a mano il ponche va ad allargarsi così, perché lavorando viene allargato, ok? Cioè io non sono brava a disegnare, però è per farvi l'idea. Questo si parte da qui, io metto su 76 catenelle e mano a mano che andiamo a lavorare si va ad aumentare. Per esempio, io arrivo a un certo punto che dirò che ho lavorato, che ne so, 17 giri con maglie alte, ok? Una chi lo vuole fare più grande, più largo, continua naturalmente, come c'è 17 ne fa 18, 19, dipende quello che deve fare. Io credo che nel procedimento ve lo dirò, però l'importante è che sapete che questa è la parte del collo che metto su 76 catenelle, per cui voi misurate la parte della testa e la circonferenza, così almeno sapete su giù quante catenelle mettere, ok? Bene, detto questo, adesso lavoriamo. Ok, voi mettete su 76 catenelle, naturalmente se utilizzate l'uncinetto le 5, sapete che iniziamo la parte del collo, per cui se usate un uncinetto più piccolo o più grande, misurate le catenelle sulla parte della testa, così sapete quante catenelle ci vorranno su per giù. Ok, anche vale per una bambina. Io adesso vi faccio un campioncino, per cui voi mettete 76 catenelle, io ne ho messe solamente 26, solamente per farvi vedere come lavorare velocemente il lavoro. Ok, entriamo nella prima catenella, facciamo una maglia bassissima. Adesso facciamo 3 catenelle, 1, 2 e 3, equivale a una maglia alta. Vado nella catenella successiva, vado a fare una maglia alta, 2. Vado nella catenella successiva, vado a fare un'altra maglia alta, vado nella catenella successiva, vado a fare un'altra maglia alta, vado nella catenella successiva, vado a fare una maglia alta. Facciamo così tutto il giro, ok? Tutto il giro di maglie alte.
Fino nel giro, adesso vado all'altezza catena iniziale, voglio fare una maglia bassissima e qua abbiamo fatto il nostro giro. Adesso facciamo 3 catenelle, 1, 2 e 3. Adesso entriamo nella prima maglia, andiamo a fare il punto il rilievo in avanti, ok? Facciamo una maglia alta. Vado nella successiva, faccio un punto a rilievo al rovescio, così. 2. Vado nella maglietta successiva, faccio un punto a rilievo in avanti. Vedete? Vado nella maglia successiva, faccio un punto a rilievo al rovescio. Ok? Di nuovo. Vado sulla maglia successiva, vedete? Faccio un punto in avanti. Punto a rilievo in avanti. Vado nella maglia successiva e faccio un punto a rilievo al rovescio. Vado nella maglia successiva e vado a fare un punto a rilievo in avanti. Si può chiamare anche coste, sapete che alcuni lo conoscono come coste. Vado nella successiva e vado a fare un punto a rovescio al rilievo. Vado sulla maglia alta successiva faccio un punto in alto al rilievo, vedete? E continuate così per tutto il giro, vedete? Viene così. Facciamo tutto il giro così. Ok, finiamo il giro, vedete? Ho fatto il punto al rilievo in avanti e sul diritto. Adesso alla terza catena iniziale entro e faccio una maglia bassissima. Adesso andiamo a ripetere lo stesso lavoro, 3 catenelle, 1, 2, 3. Vado nella maglia alta al rilievo, vedete, sul diritto, e vado a fare una maglia alta al rilievo. Vado nella successiva, vado a fare una maglia alta al rilievo al rovescio. Vado nella successiva, faccio una maglia alta al rilievo sul diritto. Successiva maglia alta al rilievo sul rovescio. Vedete? Così. Dobbiamo fare di nuovo tutto questo giro. Totale di questi giri noi dobbiamo fare 8, per cui uno l'abbiamo fatto, ok? Questo è il secondo giro e totale ne dovete fare 8 giri. Finito questo che è il secondo, poi fate il terzo, il quarto, il quinto, il sesto, settimo e l'ottavo giro, ok? Io ne farò solamente due perché sono un campioncino, per cui voi ne dovete fare totale 8 giri. Andiamo a fare tutti questi giri. Ok, dopo aver fatto 8 giri di punto coste, vedete? Io ne ho fatto solo poco, ma voi dovete farne totale 8 giri. Adesso iniziamo il nostro lavoro. Facciamo 3 catenelle, 1, 2 e 3. Dopo aver fatto le 3 catenelle, rientro e vado a fare un'altra maglietta. 2. 2 catenelle di separazione e dopo aver fatto di nuovo la maglietta, rientro e vado a fare un'altra 2 magliette. 1. E 1, 2, rientro sempre nello stesso punto e faccio di nuovo 2 magliette. Abbiamo fatto così un ventaglietto. Adesso saltiamo una maglia, saltiamo la seconda, andiamo alla terza qui e facciamo una maglia alta. Di nuovo saltiamo una maglia, andiamo, saltiamo la seconda, andiamo alla terza e facciamo di nuovo il ventaglietto. Una maglietta, rientro, faccio la seconda maglietta. 2 catenelle di separazione, rientro, vado a fare 2 magliette, 1 e 2. Ok? Così. Di nuovo saltiamo 1, 2, alla terza facciamo una maglietta. Di nuovo saltiamo 1, 2, alla terza facciamo di nuovo il ventaglietto. 1, rientro 2. 2 catenelle, rientro 2 magliette, 1 e 1, 2. Così, vedete? Adesso di nuovo saltiamo 2 maglie, 1, 2, all'altezza faccio una maglietta. Saltate di nuovo 1, 2, all'altezza di nuovo fate il ventaglietto, 2 magliette. 2 catenelle, rientro, 2 magliette, 1 e 2. Di nuovo continuate, saltate 2 maglie, 1, 2, all'altezza fate una maglietta, saltate di nuovo 2 maglie,
1 e 2 alla terza parte del ventaglietto, così per tutto il giro. Finito il giro, vi ritrovate invece di due maglie che dovete saltare, vedete 1, 2, andate direttamente qui, saltate 1 alla 2, fate una magliata e poi andate alla terza catena iniziale, fate una maglia bassissima e così abbiamo finito il giro. Ok? Adesso ricominciamo di nuovo il secondo giro. Il secondo giro camminiamo con maglia bassissima fino ad arrivare nel foro 1 e 1, 2. Siamo arrivati qua nel foro. Facciamo 3 catenelle 1, 2 e 3. Rientro nel foro e faccio una magliata. 2 catenelle di separazione, rientro, vado a fare di nuovo 2 magliette, ricostruisco praticamente il ventaglietto. Ok? Il ventaglietto ricostruito. Questo si fa sempre. Adesso, dove c'è la maglietta, entro, faccio una maglietta, rientro, faccio la seconda maglietta. Abbiamo fatto un aumento, vedete? Due magliette. Poi vado nel ventaglietto, lavoro il ventaglietto, due magliette, uno, due, due catenelle, rientro, faccio due magliette, uno e due. Dove c'è la maglietta, entro, faccio una maglietta. Rientro, faccio la seconda maglietta. Anche qui abbiamo fatto l'aumento. Vedete? Prima abbiamo iniziato con la maglietta, il primo giro, il secondo giro, due magliette. Poi dove c'è il ventaglietto entriamo e facciamo due magliette, 1, 2, 2 catenelle di separazione, rientro, due magliette, 1, scusate un attimo, 1 e 2. Ok? Poi di nuovo vado dove c'è la maglietta, entro e vado a fare una maglietta, rientro, faccio la seconda maglietta e così abbiamo fatto l'aumento. Ok? Praticamente abbiamo fatto il primo giro con una maglietta, il secondo giro due magliette. Come vedete, il ventaglietto si lavora sempre il ventaglietto. Noi andiamo a lavorare sempre ad aumentare le maglie. Primo giro una maglia, secondo giro due maglie, terzo giro tre maglie e così via. Adesso finiamo il secondo giro. Il secondo giro con le due magliette, vado qui alla terza catenella iniziale, faccio una maglia bassissima. Adesso di nuovo iniziamo il terzo giro, camminiamo con maglia bassissima fino ad arrivare al foro. Vedete? Ricostruiamo di nuovo il ventaglietto, 3 catenelle, rientro, faccio la seconda maglietta, 2 catenelle, rientro di nuovo 2 magliette, 1 e 2 e abbiamo ricostruito come sempre il ventaglietto. Ok? Siamo nel terzo giro, eh? Adesso andiamo a lavorare nella prima maglietta, entriamo e facciamo una maglietta. Vado nella seconda maglietta, vado a fare una maglietta, rientro, vado a fare un'altra maglietta. Totale, vedete? Abbiamo fatto 3 magliette. Ok? Di nuovo ventaglietto. Questo mai me l'ho detto, 2 magliette. 2 catenelle, rientro 2 magliette, 1 e 1, 2. Scusate. E 2. Adesso siamo nelle due magliette. Nella prima maglietta faccio la maglietta, nella seconda maglietta faccio la maglietta e poi rientro e vado a fare la seconda maglietta. Totale, se vedete, abbiamo 3 magliette. Ok? Poi di nuovo adesso lavorate il ventaglietto, poi nella prima maglietta lavorate la maglietta, nella seconda fate una maglietta e rientrate e fate la seconda maglietta e così avete fatto l'aumento. Andiamo a fare tutto il terzo giro così. Andiamo in giro, vedete, con le 3 magliette e alla terza catenella iniziale andiamo a fare una maglia bassissima. Ok? E abbiamo finito il terzo giro. Camminiamo sempre nel foro. Fino ad arrivare nel foro, scusate, con maglie bassissime. Ricominciamo il quarto giro. Facciamo 3 catenelle, 1, 2, 3. Andiamo nel foro e facciamo altre due magliette. 1, scusate, un'altra maglietta. 2 catenelle, rientro, vado a fare due magliette. 1 e 2. E abbiamo ricostruito il ventaglietto. Adesso nel quarto giro. Facciamo nella prima maglietta una maglietta. Nella seconda maglietta facciamo una maglietta. Così, vedete? Adesso
Andiamo a fare l'aumento non nell'ultima maglietta, ma nella penultima, come faccio qua. Per cui nella prima faccio una maglietta, nella seconda faccio una maglietta, entro e vado a fare un'altra maglietta. Vado nell'ultima maglietta e faccio una maglietta. Praticamente l'aumento lo dovete fare sempre nella penultima maglietta, non nell'ultima maglietta, ok? Adesso abbiamo fatto 4 magliette, ok? Di nuovo. Entrate nel ventaglietto, lavorate il ventaglietto. 2 catenelle dentro, 2 magliette, 1 e 2. Adesso nella maglietta lavoro la maglietta. Nella seconda maglietta vado a fare una maglietta, rientro, vado a fare la seconda maglietta. Nell'ultima maglietta faccio una maglietta, totale 4 magliette. E così finiamo tutto il quarto giro. Quando arriviamo nel quinto giro, ve lo faccio vedere di qua, si comincia sempre con il ventaglietto, poi nella prima maglietta lavoro la magliata, nella seconda la magliata, nella terza magliata andiamo a fare due magliette, poi nell'ultima magliata una magliata, e così vi ritrovate il quinto giro. Nel sesto giro lo stesso, nella penultima magliata lavorate due magliette e poi una magliata. Totale dobbiamo fare con questo 16 giri, primo, secondo, terzo, quarto, così via, fino ad arrivare a 16 magliette. Ok? Ventaglietto, sempre ventaglietto, ricordate perché nell'ultima magliata fate l'aumento, sempre l'aumento nell'ultima magliata, penultima, perdonatemi, nella penultima magliata. E nell'ultima magliata lavorate sempre la magliata, ok? Così piano piano si allarga il lavoro, ok? Per cui adesso io sono arrivata al 4 magliette, il quarto giro, nel quinto giro 5, nel sesto giro 6, così via, fino a dover arrivare 16 magliette, ok? Ci ritroviamo dopo così. Bene, adesso vi faccio vedere il lavoro che ho fatto io, naturalmente il mio. Non prendo più il campioncino, ma vi faccio vedere sul mio poncio, ok? Il giro che ho lavorato. Adesso noi, vi ricordate, abbiamo iniziato con la prima maglietta, poi la seconda, la terza, la quarta, vedete il quinto giro, sesto, settimo giro, l'ottavo giro con 8 magliette, vedete? Il nono giro con 9 magliette. Come vedete, sempre nella penultima maglietta si fanno l'aumento, vedete? L'ultima no. Per cui questo è il 9, poi abbiamo il 10, il decimo giro, l'undicesimo giro, dodicesimo giro, tredicesimo giro, quattordicesimo giro, quindicesimo giro e sedicesimo giro. Adesso questo giro qua, l'ultimo giro, ve lo faccio vedere col piccolo campioncino, ok? Così vedete come fare il diciassettesimo giro, ok? E questi sono i giri che abbiamo fatto. Adesso vi faccio vedere come fare questo giro qui, ok? Che è l'ultimo, il diciassettesimo giro. Nel diciassettesimo giro praticamente si lavorano tutte le maglie e vi faccio vedere come si fanno. Intanto non più il ventaglietto, ok? Si fanno 3 catenelle, 1, 2 e 3. Vado dove c'è la maglietta, qui successiva entro e faccio la maglietta. Dove c'è, vedete, il foro, entro e faccio una maglietta. Dove c'è la maglietta, entro e faccio la maglietta. E dove c'è la maglietta qui, entro e faccio la maglietta. Praticamente abbiamo lavorato il ventaglietto con, vedete, due magliette, una maglietta sulla maglietta, la seconda maglietta sulla maglietta, nel foro una maglietta. Poi vado dove c'è la maglietta, lavoro la maglietta. Dove c'è la seconda maglietta, lavoro la maglietta. Totale 5 magliette. Così il ventaglietto si lavora. Adesso andiamo a lavorare le 16 magliette. Io naturalmente ne ho di meno perché questo è un piccolo campioncino. Si lavorano tutte le 16 magliette, maglietta su maglietta, ok? Per cui voi lavorate tutte le 16 magliette. Io lavoro tutto quello che mi ritrovo qui perché sapete che questo è un piccolo campioncino, ok? Dopo aver lavorato tutte le 16 magliette, ci ritroviamo qui dove c'è di nuovo il ventaglietto. Per cui lavoriamo dove c'è la maglietta qui, entriamo e lavoriamo la maglietta. Dove c'è la maglietta qui, entriamo e lavoriamo la maglietta. Dove c'è il foro qui, entriamo e lavoriamo la maglietta. Dove c'è la maglietta, entriamo e lavoriamo la maglietta. Dove c'è la maglietta, qui lavoriamo la maglietta. Praticamente dove c'è il ventaglietto, ci ritroviamo le 5 magliette lavorate. 1, 2, 3, 4, 5, perché al centro lavoriamo solo una maglietta. Adesso lavorate di nuovo tutte le 16 magliette.
Detto, io lavoro quello che mi ritrovo, voi lavorate tutte le 16 magliette. Come avete visto, non ci sono più aumenti, lavoriamo solo magliata su magliata. Di nuovo, dove c'è il ventaglietto, nella prima magliata entro e lavoro la magliata. Nella seconda magliata entro e lavoro la seconda magliata. Nel foro faccio una magliata. Dove c'è la magliata, entro e lavoro la magliata. E qua nell'altra magliata lavoro la maglietta. Adesso andiamo a lavorare tutte le 16 magliette di nuovo. Praticamente 16 più le 5 del ventagliette ci ritroviamo ogni motivo 21 magliette, vedete? Per cui adesso 5, poi le 16 magliette di nuovo nel ventagliette una magliata, nel foro una magliata, una magliata, una magliata, di nuovo 16 magliette, così per tutto il giro. Ok? Così abbiamo finito praticamente la base dell'aumento. Adesso, finendo questo giro, vi faccio vedere il lavorato sul ponce originale che abbiamo fatto. E questo l'abbiamo fatto, vi ho fatto vedere come fare l'ultimo giro. Vedete? Qua nel ventaglietto ci ritroviamo le 5 magliette, poi tutte le 16 magliette lavorate e poi di nuovo c'è cioè il ventaglietto, lavorate le 5 magliette, poi di nuovo tutte le 16 magliette e così via. Abbiamo lavorato il lavoro, finito il 17° giro. Adesso chiudiamo con all'altezza catena iniziale con la maglia bassissima. Ok? E abbiamo fatto questo. Adesso iniziamo il nostro motivo e vi faccio vedere come cominciare. Facciamo 3 catenelle 1 2 3, vado nella maglietta successiva, vado a fare una maglietta, 2 catenelle di separazione, salto 2 maglie 1 2, vado alla terza e faccio una maglietta 1, vado nella successiva, faccio la seconda maglietta, così. Questo è il nostro motivo. Di nuovo 2 catenelle di separazione, saltiamo 2 maglie 1 2, alla terza andiamo a fare una maglietta. Vado nella successiva, lavoro la seconda maglietta. Vedete? Questo è il nostro motivo. Di nuovo, 2 catenelle di separazione, saltiamo 2 maglie, 1, 2, all'altezza una maglietta. Vado nella successiva, faccio la seconda maglietta. 2 catenelle di separazione, saltiamo di nuovo 1, 2, all'altezza di nuovo una maglietta. Nella successiva, seconda maglietta. Questo è il nostro primo giro. 2 catenelle di separazione, saltate 2 maglie. All'altezza, allora 2 catenelle di separazione, saltate 2 maglie 1, 2, all'altezza andate a lavorare una maglietta, andiamo nella successiva, lavoriamo la seconda maglietta, così. Di nuovo, poi lavorate 2 catenelle di separazione, saltate 2 maglie, all'altezza una maglietta, nella successiva un'altra maglietta, così. Ok? Facciamo tutto il giro così, questo è il primo giro. Ok, finiamo il giro con 2 catene di separazione, saltiamo 2 maglie, andiamo alla terza catena iniziale, facciamo una maglia bassissima. Ok? E questo è il primo giro. Adesso andiamo a fare il secondo giro, 3 catenelle 1, 2 e 3. Dove andiamo nella magliata successiva, entriamo e facciamo una maglietta. Le due magliette le abbiamo lavorate. Adesso andiamo nel foro e lavoriamo 2 magliette, 1 e 2. Dove ci sono le due magliette, entro e lavoro una maglietta, vado nella successiva e lavoro una maglietta. Nel foro due magliette, una e due. Dove c'è la maglietta, lavoro la maglietta, vado nella successiva e lavoro un'altra maglietta. Praticamente noi lavoriamo le due magliette, poi nel foro due magliette, di nuovo le due magliette, poi nel foro due magliette, poi di nuovo due magliette. Nel foro 2 magliette, 1 e 1, 2. Dove ci sono le due magliette, entro, faccio una maglietta, vado nella successiva, lavoro la seconda maglietta. Nel foro 2 magliette, 1 e 2. Dove ci sono le due magliette, lavoro 2 magliette, 1 e 2. Nel foro 2 magliette, 1 e 2. Dove ci sono le due magliette, entro e lavoro una maglietta, nella successiva una maglietta. Vedete? Questo è il secondo giro. Primo e secondo giro, dobbiamo sempre ripetere. Adesso stiamo finendo il secondo giro.
Ok? Ricordate, nel foro due magliette, dove ci sono le due magliette, lavoriamo le due magliette, così per tutto il secondo giro. Finiamo il giro con le due magliette, vedete, nel foro e alla terza catena iniziale facciamo una maglia bassissima. E questo è il nostro lavoro, come vedete, il primo e il secondo giro. Vedete? Primo, secondo giro. Dobbiamo ripetere adesso di nuovo il primo giro. Vedete come sta venendo bene il lavoro? Ok? Vedete com'è bello? Adesso andiamo a fare di nuovo il primo giro. Vi faccio vedere solo all'inizio e poi andate a continuare voi. Per cui 3 catenelle, 1, 2, 3, vado nella maglia successiva da fare una maglietta. 2 catenelle di separazione, saltiamo 1, 2, alla terza andiamo a fare una maglietta. Vado nella successiva, faccio la seconda maglietta. Vedete? 2 catenelle di separazione, saltiamo 1, 2, alla terza una maglietta. Vado nella successiva, faccio la seconda maglietta. 2. 2 catenelle di separazione, di nuovo saltiamo 1, 2, alla terza una maglietta. Vado nella successiva, lavoro la seconda maglietta. 2 catenelle di separazione, saltiamo 1, 2, alla terza una maglietta. Andiamo nella successiva, facciamo la seconda maglietta. Così di nuovo il primo giro. Ripetete di nuovo il primo giro, poi il secondo giro. Sapete che il gruppo è fatto dal primo e secondo giro, per cui il primo gruppo l'abbiamo fatto insieme. Adesso ricominciate il primo giro, poi fate il secondo giro. Io dopo vi dirò quanti gruppi ho fatto io, ok? A dopo. Ok, io praticamente ho fatto totale. Allora, mi ricordate, abbiamo iniziato il primo giro con le due magliette, 2 catenelle, 2 magliette, poi abbiamo fatto il secondo giro con le magliette. Adesso praticamente abbiamo fatto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 gruppi da primo al secondo giro e poi ho iniziato a fare il primo giro con le due magliette e 2 catenelle. Naturalmente voi lo potete fare anche più grande. Adesso vediamo se riesco a farlo vedere ancora meglio. Ok? Siamo partiti da qua, vedete, e man mano l'abbiamo fatto più lungo. Però naturalmente se volete potete farlo più lungo. Io mi fermo qui perché mia figlia lo vuole così, non troppo lungo il poncio. Però vi faccio vedere come chiudere questa parte qui. Allora, iniziate il primo giro e poi vi faccio vedere adesso come continuare. Dopo aver fatto, vedete, il primo giro come vi dicevo prima, due magliette, 2 catenelle, 2 magliette, così via. Adesso iniziamo l'ultimo giro. Entriamo qui, ho camminato, vedete, adesso ve lo faccio vedere di nuovo. Abbiamo fatto una maglia bassissima, ok, per chiudere il giro. Poi vado qui nella maglia alta, faccio una maglia bassissima e vado qui nel foro ancora con una maglia bassissima, ok? Adesso 3 catenelle, 1, 2, 3, equivale a una maglia alta. Rientro nel foro, faccio un'altra maglia alta, totale 2. Una catenella di separazione, rientro, vado a fare 2 magliette, 1 e 1, 2. Totale 2 magliette, una catenella e 2 magliette. Poi, dove ci sono le due magliette, al centro, così tra una maglietta e la seconda, entro, faccio una maglia bassa, così. Vado nel foro di nuovo, 2 magliette, 1 e 2. 2 catenelle, una catenella, rientro, faccio di nuovo una maglietta, rientro, la seconda maglietta. Ok? Così. Poi di nuovo, dove c'è la maglia, le due magliette al centro, entro, faccio la maglia bassa. Nel foro 2 magliette, 1, rientro 2, una catenella, rientro 2 magliette, 1 e 2. Dove ci sono le due magliette al centro, faccio una maglia bassa. Così. Detto? Questo è quello che dobbiamo fare di nuovo. Entro nel foro, faccio una maglietta, 1, rientro 2, una catenella, rientro 2 magliette, 1 e 2. Ok? Poi di nuovo entro nel foro e accendo le due magliette, faccio una maglia bassa. Ok? Andate nel foro, fate 2 magliette, una catenella, 2 magliette. Qui accendo nelle maglie una maglia bassa. Di nuovo 2 magliette, una catenella, 2 magliette, accendo qui una maglia bassa. Finiamo tutto il giro così. Ho fatto tutto il giro, come vedete, ok?
Adesso vado qui, nell'ultimo poro ho fatto le due magliette, una catena di due magliette, vado qui al centro delle maglie, faccio una maglia bassa, poi vado alla terza catena iniziale, vado a fare una maglia bassissima. Chiamiamo così, vado e nascondo, vedete così, il nostro filato tagliamo. E andiamo a chiudere adesso il lavoro. Scusate, andiamo a nascondere il filo dove abbiamo appena lavorato, ok? Nascondo il filo e poi ci ritroviamo qui. Bene, ho chiuso il lavoro, vedete come è andata? Questa è la parte del collo, questa è la parte del corpo, vedete? E la parte finale, da qua a qua, ok? Bene, adesso andiamo a mettere le plance, vi faccio vedere come fare. Ok, io ne ho messo uno per farvi vedere la francia com'è. Adesso praticamente prendete una di questa, vedete, tagliate tanti, io ne ho fatte circa 30 centimetri, ok? Perché dividendo metà diventano 15, per cui va benissimo, ok? Prendete il centimetro, adesso ve lo faccio vedere, ok? Prendiamo il metro, ok? Da qua a qua. Andate a misurare circa 30 centimetri, così prendete e tagliate, ok? 30 centimetri. E ne fate così, io ogni foro ne metterò 3, ok? Vedete dove abbiamo fatto le due magliette, la catenella e due magliette, per cui dentro il foro qui vado a mettere queste frange. Adesso prendiamo, vi faccio vedere, uno, due, e 3. Naturalmente io metterò poi tutti i colorati perché è fatta a colori. Vado a dividere la metà, vedete così, ok? Divido la metà, prendo l'uncinetto, vado qui dove c'è il foro, vedete? Qui entro con l'uncinetto così, poi vado grande, entro e faccio così, vedete? Tiro e stringo e abbiamo messo, vedete? Secondo. Vedete che è uguale, vedete? Ok, per cui prendete di nuovo 3, 1, 2, vedete? Mettete vicini insieme, 2 e 1, 3, ve lo rifaccio vedere, mettiamo insieme la metà, ok? Questa è la metà, bene. Poi vado qui, e ci sono le due magliette, la catenella, le due magliette qua, entro così, entro, allargo e rientro tutto insieme, pum, e stringo, e qua è la seconda plancia, vedete? E andiamo a fare tutto così, per tutto il lavoro che dobbiamo fare, ok? Fate tutto il giro così, potete farlo colorato, unico colore, ma io vado a fare tutti i colori perché vedete che è fatto a fantasia i colori. Bene, andiamo a finire tutto questo giro così. Ricordate che total di questi qua io ho tagliato 3, 30 centimetri, poi vedete se metterò insieme diventano 15, vedete? Anche di meno. Per cui fate così, ogni motivo metto 3. Non 1, 2, 3, ok? Fate 1, 2 e 3, ok? Fate così, ve lo rifaccio vedere, mettete la metà, ok? State attenti a fare la metà, ok? Faccio così, poi vado qui di nuovo, entro così, entro e vado a fare, vedete? Tipo una maglia bassa, vedete? Entro. Ok? Andiamo a fare tutto il giro così. A dopo. Ok, vedete? Io ho fatto, li ho messi tutti, vedete com'è bello? Eh? Da qua, vedete? Li abbiamo messi tutti. Ho fatto un po' di fantasia di colori. Bene. E niente, adesso vi ho fatto vedere come lavorare questo bellissimo poncho, bellissimo, va usato per sia per bambine che per taglie molto grandi, è molto bello.
E io l'ho fatto un po' pesantino perché è comodo. E cosa dire di più? Io spero che vi sia piaciuto questo bellissimo lavoro e grazie a tutti che mi seguite. Ciao ciao, a presto, al prossimo tutorial.